Buongiorno a tutti, oggi siamo a Marcon in provincia di Venezia, siamo venuti a trovare un nostro cliente Stefano Checchin. Qui abbiamo portato a termine un altro intervento col super bonus col 110%. Abbiamo sostituito la caldaia esistente con un sistema ibrido della Daikin composto da caldaia e pompa di calore. Abbiamo installato 8 kW di fotovoltaico con pannelli della LG, 30 kW di batteria di accumulo della Huawei e la colonnina di ricarica per veicoli elettrici. Allora Stefano, com'è andato l'intervento? Intanto ciao, l'intervento è andato bene, anzi direi benissimo. Devo dire che come tutti, che come quando vedi l'intervento, quando ti promettono mari e monti, non sai mai, hai sempre il dubbio, ma sarà vero, non sarà vero, eccetera. Però in realtà, fin dall'inizio, da quando vi ho conosciuto, al termine dell'operazione, io sono stato contentissimo. C'è stato qualche momento, qualche difficoltà in installazione, eccetera, risolta, magari dopo ne parleremo, ma tutte cose normalissime. Ma devo dire che ho trovato della gente professionalmente preparata. E, insomma, non ho nulla da dire. Poi i risultati si sono anche visti, perché alla fine l'intervento si è concluso in marzo, da quando si è attivato l'impianto. E da marzo ho avuto l'esperienza di quest'anno e ho avuto dei risultati. E quindi posso dire che sono contentissimo. quindi all'inizio un po' di diffidenza sicuramente c'era, insomma, come è normale che sia. Sì, la diffidenza è data dal fatto che io avrei sempre voluto fare un intervento, eccetera, dei pannelli. Naturalmente ho approfittato di questa opportunità che veniva data, però quando qualcuno ti dice lo possiamo fare e il costo è praticamente zero, tu le orecchie le alzi sempre, cioè dici ma è vero, non è vero? E il dubbio che potevo avere era sì, d'accordo, ma è la qualità del prodotto che mi verrà installata? Anche quella era una cosa che io avevo paura, perché un qualcosa conoscevo, sapevo, mi ero un po' informato. Però alla fine c'era sempre questo dubbio, magari cosa ti daranno, cosa. In realtà l'azienda la conoscevo un po' da prima, sapevo cosa proponeva prima e quello che proponeva prima me l'ha proposto anche dopo e ha installato quello, quindi alla fine tanto di cappello, nulla da dire, grazie. A livello di lavoro, come installatori, ti sei trovato bene, hanno fatto un buon lavoro, sono stati ordinati? A livello di lavoro devo dire che intanto ho avuto una squadra di ragazzi, di gente giovane, preparata e abituata a lavorare, secondo me, con i privati per le case, molto preparati, gentili e puliti assolutamente, nel senso che il loro intervento l'hanno fatto e non hanno creato, secondo me, nessuna difficoltà o cose strane, cose normalissime. E in più poi pulivano, facevano tutto quello che doveva essere fatto, considerato anche il fatto che io sono anche un po' pignoletto, quindi controllavo, guardavo. E non avendo nulla da dire, vuol dire che proprio si sono comportati bene e professionalmente. E secondo me hanno lavorato anche, cioè hanno installato non solo tecnicamente, ma anche sotto il profilo estetico, con il consiglio giusto, curando magari il particolare che veniva fuori, il problema del momento, lo risolvevano, ti chiedevano qui vorremmo fare così, facciamo così, e quindi cioè, ti senti anche abbastanza tutelato da questo punto di vista. Secondo me ti devi fidare di chi ti arriva e si crea quel feeling, quel meccanismo che ti dà fiducia, che ti dà garanzia poi anche del risultato finale. Bravi, bravi. Bene, ti ha dato problemi l'impianto? C'è stato qualche inconveniente? No, c'è stato solo un problema di un pacco batteria all'inizio che non funzionava, ma non era colpa sicuramente delle bioenergie dell'azienda. E cosa è successo?
Ma lì niente, hanno contattato la loro assistenza, è passato un breve periodo, quei 15-20 giorni, e si sono presentati poi con un pacco batteria nuovo e l'hanno sostituito e tutto è andato perfettamente. Era proprio un problema tecnico, del prodotto che probabilmente aveva un difetto nella scheda. Sempre tutto in garanzia, anche Tutto, questo. tutto, Bene. assolutamente, non c'è stato nulla. Loro hanno preso, hanno smontato il pacco, hanno rimontato il pacco, connesso i connettori vari, rifatto il collegamento e basta. Da quel momento, con l'applicazione, eccetera, io non ho più avuto problemi di nessun genere. A livello di bollette, hai già avuto modo di Sì, verificare effettivamente se c'è stato un risparmio? ho avuto modo di verificare che le bollette praticamente nei mesi estivi, da marzo fino a settembre, e anche forse inizio di ottobre, praticamente il costo della bolletta, se come energia parlo, è stato zero. Nel senso che quando ti arriva la bolletta, abituato a un importo precedente, ti arriva naturalmente una bolletta in cui ci sono dei costi fissi. E se tu leggi la bolletta, sono dei costi fissi, che quelli sono fisiologici, non si possono evitare, ma come consumo di energia praticamente in quei mesi è pari a zero. Ho avuto delle bollette in cui mi veniva debitato un kilowatt alla fine. Quindi sarà costato un bel po' allora un impianto del genere, immagino. Assolutamente, è costato assolutamente tantissimo, soprattutto in vino a mezzogiorno. No, Ai ragazzi, agli installatori che sono no, venuti. sono stati bravi, eccetera. No, non è costato nulla perché esattamente, approfittando, tra parentesi, di questa opportunità, l'azienda, si è fatta carico di tutta la parte burocratica, della parte della cessione del credito, quindi io non ho avuto praticamente nessun esborso economico. Quindi anche la cauzione che ti è stata richiesta al momento del contratto, poi ti è stata Una restituita. volta terminato il lavoro nei tempi tecnici, sono stato contattato dall'azienda e mi hanno restituito la caparra. Addirittura potrei dire che quando mi è stato fatto il contratto, cui ho dato una caparra, poi è stato incrementato il valore dell'impianto, incrementando il numero dei kilowatt, il numero dei pannelli, eccetera, perché c'era questa opportunità. Addirittura non mi è stato chiesto un'implementazione della caparra. Praticamente si sono adagiato in tutto, mi hanno portato il materiale, hanno fatto il lavoro e hanno restituito il tutto. Poi ho avuto anche la sorpresa del fatto che il gestore, il GSE, ti riconosceva una minima parte di rientro dei kilowatt che tu vendi praticamente e metti in rete. Sì, minimo, però anche lì si sono arrangiati in tutto, hanno aperto la pratica, l'hanno chiusa. Io ho visto, magari poco, ho visto in conto corrente un accredito. Non voglio dire tanto, ma presumo che da marzo ad adesso sfiori 200 euro. Quindi, cosa vuoi dire? Mi hanno anche dato dei soldi. Assolutamente, da questo punto di vista, se non ci fosse l'aumento delle bollette in questo momento, non ci sarebbe nulla da dire. certo, quindi in definitiva possiamo dire che ci si può Sì. fidare di bioenergia. Sì, assolutamente, è un'azienda che, ma ripeto, anche prima io la conoscevo così e sapevo che era un'azienda che comunque di cui ci si poteva fidare, ma in questo momento si sono comportati bene, è un'azienda seria, preparata, nulla da dire, bravi, competenti e anche nel post vendita sicuramente. Non hanno nulla da imparare da nessuno, secondo me. Si vede che ci sono dei professionisti, delle persone che sì, lavorano, ma lavorano anche con un certo sentimento, insomma, non pensano solo al denaro, tra parentesi,
ma pensano probabilmente anche alla soddisfazione del cliente, che è il loro investimento per il futuro, secondo me. Bene, in effetti questa è una cosa molto importante, avere i clienti soddisfatti fa sempre molto piacere. Ti ringrazio Stefano per la tua testimonianza e se hai bisogno siamo ovviamente a disposizione. Grazie a voi, sicuramente ci sarà occasione di risentirci e di ricontattarci. Grazie.